La storia è questa, è un'auto degli anni 30 che ha vinto la prestigiosa Targa Florio, siamo negli anni 1030, 1936 se non vado errato. Ebbene, quest'auto è tornata sulle strade siciliane, palermitane, e ce ne parla Rino Realmuto. È tornata a Palermo la Lancia Augusta che vinse la Targa Florio del 1936. Era l'edizione del trentennale della corsa più antica del mondo. Al volante il primo pilota palermitano a imporsi sul mitico circuito delle Madonie, Costantino Magistri, tra i più forti dell'epoca come Nuvolari, Barzi, Borzacchini e Campari. La macchina, una vettura a categoria turismo, ovvero una vetturetta, è esposta al Motor Village Fiat, sarà al centro degli eventi della primavera siciliana motoristica sportiva, in calendario sino al 3 maggio. Nel pomeriggio sarà presentata nel corso di un incontro con gli appassionati di Targa Florio per ricordare la prima vittoria di una Lancia a Cerda. Non fu una vittoria per caso, perché se è vero che l'edizione del 1936 fu un'edizione particolare della Targa Florio, Costantino Magistri già era un grande pilota affermato, tanto da essere pilota ufficiale della scuderia Alfa Romeo guidata da Enzo Ferrari. Poi nel 1928 Magistri vinse il Giro di Sicilia. Sì, fu proprio la vittoria della Coppa Etna del 25, seguita poi dall'affermazione del Giro di Sicilia del 28 a dare l'affermazione di Costantino Magistri come pilota, tanto che fu scelto e selezionato da Enzo Ferrari che lo mise come pilota accanto a Tazio Nuvolari. Momenti della 27ª Targa Florio, che in questa edizione si è distinta dalle precedenti sia per essersi svolta in un mese insolito, sia perché per la prima volta è stata sperimentata sulle strade delle Madonie per vetture da turismo in corsa da giovani poco noti del campo automobilistico nazionale, che però si sono fatti onore. Vincitore il palermitano Magistri su Lancia. Una vetturetta che però si prestava bene alle corse. Non era molto potente, però in mano a piloti come Costantino Magistri, per esempio nel 1936, la squadra composta da quattro Lancia sbaragliò le Fiat 1500 ben più potenti presenti alla Targa Florio di quell'anno. La macchina è largata a Palermo, adesso torna a Palermo, che valore non solo affettivo c'è? Nella storia della Lancia è una macchina importante perché segna il rilancio economico della casa torinese. È poi una macchina rivoluzionaria anche per certe innovazioni. È per esempio la prima macchina ad avere le porte che si aprono e completamente, permettendo ai passeggeri di entrare comodamente. Una caratteristica della Lancia che è stata ripresa ultimamente anche da altre case costruttrici. Fu la prima macchina ad avere il bagagliaio esterno alla carrozzeria e con un ingegnoso meccanismo brevettato alla Lancia le ruote di scorta messe all'esterno basculavano e permettevano l'apertura del bagagliaio e questo era un brevetto proprio fatto per questo tipo di macchina. Come dicevo, questa macchina ha una storia importante ed è con vero orgoglio che l'abbiamo riportata a Palermo per la Monte Pellegrino Historics. È stata lontano dalla nostra città e un collezionista palermitano particolarmente sensibile alla sua storia ha voluto che ritornasse in Sicilia.